Ciao a tutti, oggi vi parlo di come prendervi cura in modo naturale dei vostri capelli. Parliamo quindi di henné. L'henné è una pianta particolarmente diffusa in Nord Africa e in India, di cui abbiamo delle testimonianze sul proprio utilizzo antichissime che risalgono al popolo egizio. Pare infatti che oltre al colore naturale, quindi per i capelli, venisse utilizzato proprio per i processi di mummificazione, per l'attività spiccata, antimicrobica e antifungina propria della pianta. Quando parliamo quindi di henné, nello specifico ci riferiamo ad una pianta chiamata appunto Lawsonia inermis, il cui estratto, quindi il pigmento presente sulla foglia e ancor di più nei rami, è chiamato quindi è proprio il lausone, che prende il nome dalla pianta, ed è il classico colore rosso henné, un colore che si presenta rosso aranciato particolarmente brillante. Oltre però l'henné prettamente, tipicamente così chiamato, esistono in commercio, come potete ben vedere, tutta la gamma dei colori che per convenzione chiamiamo henné. Per ottenerli abbiamo bisogno quindi di altre piante, tra cui in particolare spicca la Indigofera tintoria, che è l'henné nero appunto, dalla quale unione, quindi in percentuali diverse, di Lawsonia e appunto di Indigofera tintoria, otteniamo tutte le gradazioni di colore che vanno dal rosso al castano, dal castano al nero. Per quanto riguarda il Mogan in particolare, si aggiunge anche alle volte un estratto di vite rossa, che ha proprio quel color vinaccio, quindi tipico del Mogano. Altro discorso invece va per l'henné biondo. L'henné biondo ha come base un'altra pianta, che sono tre le piante quindi principali, la Cassia obovata. Cassia obovata è chiamato henné neutro perché presa da sola può essere applicata per tutti i casi in cui non si vuole cambiare il tono del proprio capello, ma semplicemente sfruttarne le proprietà ristrutturanti, quindi e curative dell'henné stesso. La cassia unita però alla camomilla, alla curcuma piuttosto che ad altre piante dal potere schiarente fa parte delle componenti base del cosiddetto henné biondo. Quindi, come abbiamo visto, ci sono diversi colori che poi in base alle percentuali possiamo ottenere la gradazione di nostro gradimento. Come fa però l'henné, come abbiamo accennato, a curare proprio e ristrutturare il capello? Rispetto a un colore, a una pigmentazione quindi di origine chimica, che per colorare deve inevitabilmente entrare dentro la struttura del capello, rompendo quelle che sono le molecole proteiche e quindi a lungo andare causando una disquamazione, la formazione proprio delle cosiddette doppie punte, quindi chiamate in gergo, l'henné invece lavora in tutt'altro modo. L'henné si deposita sulla superficie esterna, facendo sì che aumenti il diametro e quindi il capello a lungo andare risulti più voluminoso, più robusto, più forte e anche più brillante. Per questo comunque è importante, ecco questo lo dico sempre, che il capello sia ben deterso, ben pulito e soprattutto privo al momento dell'applicazione di lacca, gel o schiuma, insomma tutti degli agenti che potrebbero ostacolarne l'adesione. Oltre al potere quindi ristrutturante, abbiamo accennato poc'anzi le proprietà quindi antimicrobiche, che sono utili nel caso quindi delle maschere a base di henné per tutti i casi di eccesso di sebo, quindi come sebo regolatori per i capelli grassi, ma anche per curare quelle sue problematiche dovute alla desquamazione e alla forfora. Per esempio il potere antimicotico dell'henné cura perché combatte il fungo che genera la forfora, quindi per eccellenza. E detto questo, cerchiamo quindi di capire come quindi si applica questo henné. Abbiamo diversi trucchetti, diversi espedienti. Se voi andate a cercare sui libri piuttosto che sul web, troverete tutto il contrario di tutto. Io intanto vi voglio mostrare quelli che sono i processi base. Basta quindi semplicemente mettere in una ciotola la polvere di henné, che come non vi ho detto, ma l'erba chiaramente viene essiccata e polverizzata, la polvere dell'henné nelle concentrazioni percentuali desiderate in una ciotola. Importante per miscelare utilizzare un cucchiaio di legno e non in metallo, per evitare eventuali ossidazioni quindi dovute all'interazione quindi con il metallo stesso. E già per avere una colorazione efficiente basta semplicemente aggiungere dell'acqua tiepida, non troppo calda, mi raccomando, per evitare di deteriorare le molecole,
Come diciamo capire quando è il momento, qual è la concentrazione, la quantità d'acqua giusta? Aggiungendo poco a poco, non tutto in una volta, quindi gradualmente, otterrete un composto che non deve essere né troppo fluido, altrimenti rischierebbe di colare, quindi non aderire, e neanche troppo asciutto, quindi un composto cremoso che anzi per la verità se voi aggiungete solo acqua risulterà terroso, questo insomma è il termine effettivamente più appropriato. C'è infatti chi per rendere più performante l'applicazione aggiunge dello yogurt magro, bianco chiaramente, per favorirne l'adesione. Io consiglio come prima applicazione di provarlo al naturale per vedere proprio appunto come reagisce il proprio capello. Quello invece che è utile sapere è che cambia la performance dell'N rosso, quindi della lausonia, piuttosto invece che dell'N nero, dell'indigofera. Sono due erbe che agiscono esattamente in modo diametralmente opposto. Per favorire il rilascio del pigmento dell'ausone, quindi dell'N rosso, è necessario un pH acido. Per avere un pH acido basterebbe semplicemente aggiungere delle gocce di limone o qualche cucchiaino di aceto di mele, che renderà il capello anche più brillante perché dà delle proprietà quindi sgrassanti, mentre esattamente l'opposto, l'indigofera assolutamente da evitare perché necessita di un pH base, quindi tutta più aggiungere un pizzico di sale. E per quanto riguarda i tempi di applicazione, variano di persona in persona in base alla resistenza del proprio capello. Io consiglio che almeno all'inizio provare 2 ore, che possono anche aumentare chiaramente. E poi c'è chi aggiunge oli essenziali, ci si può sbizzarrire. Sconsiglio di unire diciamo al composto l'olio, qualsiasi tipo di olio, jojoba, argan, cocco che sia, sul momento dell'applicazione, proprio per evitare magari di ostacolare quella che è proprio una buona adesione dell'N al capello. Però si può utilizzare una maschera invece particolarmente nutriente dopo il risciacquo, quindi come seconda applicazione. Renderà il prodotto applicazione sicuramente più performante. Quindi questi sono un po' quelli i consigli base. Poi ripeto, troverete diciamo tanto altro, e se volete appunto dei trucchetti, dei consigli per migliorare appunto la vostra applicazione, non esitate a contattarmi, seguiteci sulla pagina web, mettete il mi piace, condividete il video e io sarò lieta di soddisfare tutti i vostri dubbi e curiosità. Per oggi quindi è tutto, ci vediamo ai prossimi video, buona giornata!